Gli scrittori italiani non sono nativi parlanti e quindi appartengono a questa vasta categoria che oggi molti studiosi di letteratura studiano, anche io ho dedicato un po' di tempo a questo, non mother tongue speakers. Mother tongue vuol dire lingua materna, writers in questo caso, colui che non parla o scrive nella lingua materna. E ce ne sono adesso tanti, veramente tanti, e tanti anche molto famosi, e se sono famosi certe volte non è detto che siano bravissimi scrittori, ma sono scrittori che hanno guadagnato il favore del pubblico, che non sempre vuol dire che sono i migliori libri che siano nelle librerie, ma che sono molto favoriti dal pubblico corrente. Va bene, detto questo, io sono uno di questi scrittori di cui abbiamo parlato adesso, ma ce ne sono tanti altri. Ed è una posizione di privilegio, perché parlare di Budapest, dell'Ungheria, degli abitanti di certe zone di Budapest, o l'ottavo distretto, eccetera, e per chi ha vissuto una parte della sua vita lì, può essere anche doloroso oppure semplicemente traboccante tanto di motivi emotivi da impedire un po' la creatività. Invece così questo non si verifica. La lingua stabilisce una certa distanza che dà anche un'obiettività alla scrittura che altrimenti potrebbe anche non avere. Quello che noi apprendiamo da bambini come linguaggio è molto molto legato all'emotività infantile, perché un bambino è pieno di emozioni e ha poche parole. E quando apprende una lingua, questa lingua è legata a qualche esperienza, come ha imparato questo, come ha imparato quello, il diplomatico, questo dolce, può essere legato a un desiderio di mangiare questo diplomatico e non avere i soldi per comprarlo, oppure c'è la proibizione di qualcuno di mangiare dolce, eccetera. Insomma, i bambini sono pieni di... È un'età molto problematica e dicevo oggi alla signora Piccinelli che dopo aver fatto un certo lavoro per la radio Rai italiana sui giochi dei bambini, ispirato da un quadro di Bruegel, la Rai fece un'audizione pubblica di questo radiodramma, il quadro di Bruegel, poi un giorno ve lo racconterò. Stiamo già pensando di portarlo l'anno prossimo al Toccatico, tutta una serie di cose con quest'opera teatrale, però cioè, questa volta ce l'ha rivelato l'altro giorno, non era possibile organizzare. Dopo questa audizione di questo radiodramma, dove ci sono solo bambini che giocano, niente altro, come nel quadro di Bruegel, che probabilmente voleva rappresentare l'umanità intera allo stato infantile attraverso questa antologia di giochi che c'è nel quadro. Beh, un signore si alzò nel pubblico e disse: ma qui in questo lavoro non si sente la grande felicità e serenità dell'infanzia. L'infanzia non è così, purtroppo. L'infanzia è un'età molto problematica, piena di sofferenze e che molto spesso determina in modo anche negativo tutta la vita di un individuo, no? È un piccolo inferno. Basti pensare che i bambini vivono in mezzo a giganti, cioè un adulto per un bambino è altissimo, è minacciosamente alto e forte, che
a qualcuno scappa anche di dargli un ceffone per niente, e quindi non è così felice come età. Va bene, insomma, forse l'anno venturo torniamo su questo argomento con un piccolo avvenimento. Volevo dire, per me l'infanzia è passata, per esempio, in una maniera paurosamente tragica, perché l'Ungheria era al centro dell'Europa e tutto quello che è successo di tragico è successo anche in Ungheria. Passaggi di eserciti, persecuzioni forsennate, inutili, razzismo, soprattutto da parte degli occupanti tedeschi. Insomma, quando io ero piccolo, 4, 5, 6 anni, Budapest era al centro di tutto questo e alla fine anche di un terribile assedio, perché quando è venuta nel 45 febbraio l'Armata Rossa a occupare l'Ungheria, ci furono combattimenti spaventosi, i morti per strada non si contavano, non c'era da mangiare, non c'era da bere. Io ero raccolto in un certo posto con una cinquantina di bambini, dovevamo uscire per strada per raccogliere la neve per poter bere dell'acqua, e uscire per strada voleva dire esporsi ai fuochi incrociati tedeschi, russi. Insomma, erano anni molto tragici. E questi anni hanno lasciato il loro segno anche in me. Ma appena finita la guerra si è costituito un governo ungherese, e improvvisamente tutto il popolo si è messo a creare una nuova Budapest e una nuova Ungheria. E io mi ricordo che quando andavamo per strada per molti mesi in un certo edificio di Budapest, se qualcuno di voi si ricorda bene la mappa della città, sulla riva del Danubio c'è una famosissima piscina e albergo, Gellert si chiama, e dove la piscina e l'albergo sono tra i più fotografati d'Europa, perché è uno strano liberty questa piscina, che conoscono tutti. Ci sono tanti di quei servizi fotografici su questa piscina che sembra una Miss Universo, non una piscina, no? Beh, lì accanto c'era un edificio dal quale per mesi e mesi pendeva a quell'epoca un aereo colpito e finito dentro la soffitta dell'edificio, e la sua coda era... Non ha mai visto quella foto? Sì. Era lì, chiunque andasse sulla riva del Danubio poteva vedere questo aereo. Le case erano bucate. Quando noi abbiamo trovato un appartamento dove andare ad abitare, anche la casa dove stavo prima era stata bombardata, nel pavimento del nuovo appartamento c'era un buco di 2 metri che abbiamo dovuto far riparare, eccetera. Quindi era una città molto danneggiata nella sua bellezza, anche nella sua abitabilità. Gli ungheresi si sono messi a lavorare e nel giro di 3 anni hanno ricostruito questa città e il loro paese. Dopo sono venute altre vicende complicate e di cui bisogna venire a conoscenza, anche venire a capo. E ci fu, grazie tante, un colpo di Stato, venne l'esercito sovietico, occupò tutta l'Ungheria e cominciò tutto un altro sistema di vita sotto un regime che, in una parola, si chiama stalinismo. Inutile che ve ne parli io, se ne è parlato tanto da tanto tempo, ci furono tante vittime,
tante cose, anche per dirvi, io ero uno studente molto molto bravo, anche adesso sono un bravo studente, ma allora ero più bravo, però non mi hanno ammesso all'università, perché il signor console non se lo può ricordare, per fortuna. E quando si faceva la domanda di ammissione all'università bisognava riempire un formulario. In questo formulario c'era scritto che dovevamo lasciare un segno in quattro caselle che corrispondevano. Sei figlio di un operaio, dovevi scrivere sì o no. Sei figlio di un contadino povero, sì o no. Di un borghese, sì o no. Di un nemico di classe, si chiamava, che erano i figli di ex militari, ex giudici, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Mio padre, povero, non era nessuno di questo, assolutamente. Non è mai stato un operaio di fabbrica, non è mai stato un contadino povero, né un borghese, perché eravamo molto poveri, e tantomeno nemico di classe, cioè non era stato né un giudice, né un militare, né nulla di questo. E quindi io ho chiesto dove devo mettere il segno, borghese. E con questo non fui ammesso all'università. Ricevetti una lettera in cui mi comunicavano che ero idoneo agli studi, ma non c'erano posti sufficienti per la mia ammissione, che equivaleva a dire tu non sei dei quadri e quindi non puoi continuare a studiare. Sono andato a lavorare e ho fatto il panettiere per un anno circa ed è venuto così il famoso anno 1956. Nell'ottobre del quale anno ci fu un'insurrezione a Budapest, cioè la popolazione si sollevò contro la presenza delle forze militari sovietiche, insomma tutto questo. E si scelse un altro governo e, insomma, la storia della rivolta dell'Ungheria è nota a quasi tutti gli italiani che sono nell'età di averne avuto notizie magari dai nonni. Alla fine della repressione di questa rivolta, io nel frattempo, nel 1956, siccome c'è stato un allentamento di questo regime così rigoroso, ho potuto iscrivermi alla scuola di teatro di Budapest, che corrisponde alla nostra Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che sta a Roma. E fatto un mese di studi, scoppiò questa rivolta e i confini rimasero per un po' incustoditi e tanti giovani, ma tanta gente anche non giovane, approfittò di questo fatto per fuggire, perché non si sapeva che cosa sarebbe successo, perché l'esercito sovietico occupò di nuovo l'Ungheria e fece, diciamo, il governo fece fare dei processi, molta gente fu impiccata o fucilata, eccetera, e quindi non si sapeva cosa sarebbe successo. Anch'io, pur essendo molto attaccato alla mia famiglia, a questa grandiosa città di cui conoscevo quasi ogni pietra, avevo studiato italiano per 4 anni, di fuggire. Anche perché la cosa che non si poteva fare durante quel famoso regime chiamato staliniano, non si poteva andare all'estero. Era assolutamente impossibile. Cioè non si poteva andare all'estero occidentale, cioè nei paesi non di regime comunista, no? In Cecoslovacchia, Polonia si poteva andare. Non si poteva conoscere il mondo che a me tanto piaceva. Quando studiavo l'italiano mi prendeva una vera nostalgia di questo paese e che avrei voluto tanto visitare, ma non c'era possibilità.
se avessi scritto una domanda motivando questo mio desiderio col desiderio di conoscere l'Italia, m'avrebbero riso in faccia, perché non contava nulla. E quindi io invece volevo conoscere l'Italia e anche il resto del mondo occidentale. Volevo conoscerlo, avevo tradotto tante poesie dall'italiano, dal tedesco, dall'inglese, e ero uno studente molto vivace. Non era possibile tutto questo. E quindi approfittai di quell'occasione e molto avventurosamente mi allontanai dall'Ungheria. Avventurosamente, perché allora solo avvicinare il confine era già un'avventura. Budapest era accerchiata dai carri armati russi, no? E solo per attraversare questo accerchiamento era già un rischio. Comunque mio padre trovò qualcuno che si prese l'incarico di portare noi due fratelli su un camion insieme ad un'altra ventina di persone fino al confine. E dopo comincia un'avventura di cui ho scritto un libro e che adesso è inutile che vi racconti, ma insomma è stata una fuga con tutti i crismi della fuga più avventurosa possibile. Notte, tormenta di neve, guardie di confine ubriache che saltano fuori dall'ombra, e in lontananza si profilano carri armati sovietici, e una volta che ci lasciano andare in cambio di tutto quello che chiunque possedeva, io niente, quindi non avevo problemi, e ci lasciano andare e allora c'è la notte, un bosco, dove andare, in che direzione, dove era il confine, dove non era il confine, vedere due fari che vengono verso di te, questi sono i russi, invece no, erano gli austriaci che avevano messo a disposizione di questi fuggiaschi degli autobus di linea che caracollando tra i campi innevati erano alla ricerca di questi fuggiaschi e così ci avevano raccolti e comincia tutta un'altra vita dopo che adesso sarebbe troppo lungo raccontare. E questa è molto in breve la storia del mio allontanamento dal paese in cui ero nativo parlante. E comincia la storia invece di uno che non è nativo parlante. E vi dico solo questo, che insomma feci in modo di conoscere la dislocazione della scuola di teatro che si trovava in Italia, l'unica dello Stato, e mi sono messo in contatto con loro. Ho chiesto anche una piccola borsa di studio che non potevo avere perché solo i cittadini italiani erano indicati per percepire questo, ma mi diedero un piccolo aiuto in denaro. Si chiamava sussidio. C'era la borsa di studio e il sussidio. Il sussidio era molto meno della borsa di studio, però insomma a me bastava per poter mangiare e dormire in una camera d'affitto, di cui vi dico solo questo. Nel 58-57 venne un'epidemia di un'influenza che si chiamava l'asiatica. Era una febbre altissima che poteva anche portare via le persone. E io presi questa asiatica e in quella camera d'affitto dove abitavo, vicino alla scuola che frequentavo, abbastanza in centro a Roma. E le due proprietarie erano due vecchiette, una di 83-84 anni, l'altra 75, così. E ebbero un tale terrore di contrarre questa asiatica che non mi diedero il più piccolo aiuto. Io stavo sdraiato nel mio lettino e non riuscivo neanche a muovermi dalla febbre che avevo. E sono rimasto per 2-3 giorni senza mangiare, perché avevano paura anche di aprire quella porta. Dopo 3 giorni, un bel momento, si apre la porta e una di queste vecchiette fa scivolare dentro, perché non c'era il parchetto, ma
le mattonelle per terra, fece scivolare un piatto con una mozzarella. E questo fu dopo 3 giorni di digiuno e di pericolo di ulteriore indebolimento, l'inizio della mia risalita. Comunque sono sopravvissuto anche a quello e ho finito i miei studi, dopodiché è venuto meno il sussidio e quindi è cominciato un periodo ancora peggiore di prima, di vera fame. Questa cosa oggi è inconcepibile per un ragazzo, di provare fame perché non ha soldi per procurarsi da mangiare. Non esiste oggi questa condizione. Un ragazzo italiano che va a Londra o negli Stati Uniti, anche se non ha fonti di guadagno e la famiglia non lo aiuta, trova il modo di mangiare qualcosa. Quella volta io non trovai questo modo. Allora andai, per esempio, nei mercati, all'ora di chiusura, quando c'era la frutta marcia che rimaneva, mangiavo quella, eccetera. E non guardo a quell'epoca della mia vita come a qualcosa di terribile. Guardo a quell'epoca come a un'epoca eroica, perché combattevo da solo con le mie forze per la mia sopravvivenza. E sono qua e ho un bel po' di anni, però sono qua. Beh, adesso lì, fino ad arrivare ai giorni nostri, ci sono avvenimenti che sono gli studi, ricerca di lavoro, i primi lavori di assistente di qualche regista più o meno famoso, e la mia introduzione alla radiofonia, avvenuta per mezzo di un uomo oggi molto famoso in Italia. Si chiama Andrea Camilleri. Fu lui che mi aiutò, ragazzo, quale ero, a cominciare a fare dei lavoretti per la radio. E così mi sono specializzato in radiofonia e nel giro di 7-8 anni sono diventato, lo posso dire senza vanteria, uno dei primi registi sperimentatori di questo mezzo, la radiofonia, che è un meraviglioso mezzo del mondo. Perché c'è un concorso mondiale che si chiama Premio Italia, dove vengono praticamente tutte le radio e televisioni del mondo con i loro migliori prodotti e c'è una gara. Ho vinto il primo premio 4 volte, cosa che non è capitato a nessuno al mondo. 4 volte con 4 lavori diversi, radiofonici, uno dei quali è questo Giochi di fanciulli, che forse l'anno venturo potremo farvi sentire. E adesso dico 2 parole di questi Giochi di fanciulli per dire com'è l'esistenza. Quando mi venne in mente di tentare questo esperimento di rappresentare per mezzo della radio un quadro, un dipinto. E questo dipinto si chiama Giochi di fanciulli, dove ci sono circa 300 figure di bambini in una grande piazza che giocano vari giochi. Quindi non c'è nessuna storia, non è legittimo dedurre nulla che sia una storia. Eppure mi è venuto in mente di trasformare questo quadro in un radiodramma, semplicemente attrezzando uno studio radiofonico a Torino, come se fosse qualcosa di corrispondente a questa grande piazza, cioè portando al terzo piano dell'edificio della RAI a Torino non so quanti quintali di terra, che a momenti mi ammazzavano per la rabbia di aver osato di chiedere una cosa così, però l'hanno fatto e dopo un gruppo di bambini, figli degli operai della Fiat che venivano dal meridione, quindi potevano conoscere giochi antichi quali quelli del quadro di Bruegel,
perché nel meridione ancora si giocavano questi giochi, e dopo ho fatto questo lavoro. Sì, in quel momento ero praticamente il primo regista radiofonico del mondo, perché anche questo lavoro qui aveva girato tutto il mondo ed era divertentissimo vedere come in ogni paese lo interpretavano. C'è stato uno in cui queste paroline che comportavano certi giochi sono state tradotte nella lingua del paese che voleva trasmettere, dove le hanno tradotte in quella lingua del paese. Tipo, c'è un gioco che si chiama Cinque Pietre, non so se qualcuno di voi conosce, che una volta si giocava con le vertebre delle pecore, no? E cioè ci sono cinque pietre o cinque vertebre, si prende una, si butta in aria, nel frattempo se ne prende un'altra e poi quest'altra si porta così al cuore e poi si acchiappa la vertebra che ricade, no? Ecco, i bambini quando facevano questa figura di poi dicevano sanguis. Significa qualche cosa questa parola? No. Oppure ha qualche significato chissà quanto recondito, no? E in un paese hanno tradotto queste parole che non significano appunto. Qual è questo paese? Eh? No. Qualcosa di simile. Ma l'hanno tradotto in che senso? Cioè, dando il suono corrispondente che veniva fatto, cioè come il gallo che da noi fa chichirichì, in Inghilterra fa cocodududu e in Francia fa tutto, cioè che ogni paese... Ma non so in base a che cosa. In Germania. In Germania hanno tradotto tutte queste piccole espressioni infantili. Non so in base a che criterio, perché non me lo ricordo sinceramente. Ma l'hanno fatto in Giappone, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti e nella versione italiana, perché era intraducibile, non erano parole. E la mia ricerca era proprio questa, cioè fare un radiodramma che non rappresenta nessuna storia, nessuna vicenda, eppure in qualche modo è avvincente. Ed era